Salve ragazzi, sono Master Wallace, come sempre, carico, carico, carico. Allora, Master tocca i 100 kg di peso, più 22 HP, con una buona magrezza. Adesso qui vedrete delle foto della condizione di Master, che le ho messe praticamente ieri, le due foto della massa muscolare enorme. I deltoidi sono ormai come pali da bowling, braccio 49 a freddo, guardate l'addome, quella foto che vedete è di stamattina. Non sono tirato da gara, non dico di avere definizioni da gara, dico di essere spellato, non dico di avere i gluti striati, ma guardate che un addome così bello, pulito, credetemi, molti si metterebbero la firma, non solo alla mia età, ma anche da molto più giovani. Eppure con questo addome e questa magrezza, sono 100 kg e la massa è quella che vedete, anche con muscoli insomma qualitativi, un sistema vascolare bello. Questa è la situazione. Allora, il punto è, perché molti me l'hanno chiesto, ma essere così pesanti a questa età, che rapporto ha con la longevità e col cuore soprattutto? Perché sappiamo che c'è questo discorso che molti paragonano l'obesità muscolare con l'obesità adiposa e comunque questa cosa dovrebbe essere comunque deleteria. Allora, voglio parlare di questi argomenti. Voglio parlare di questi argomenti. Vi preciso questo però. Quello che vi dico è la mia opinione sulla base della mia esperienza di 40 anni di allenamento con i pesi, della mia situazione attuale, dei test e degli esami che ho fatto, e comunque ho visto anche dei video in giro di cardiologi, professionisti che parlano di questi temi, quindi faccio un po' un riassunto generale e vi dico la mia opinione, però ripeto, è quello che vi dico io. Qualsiasi iniziativa voi volete fare o qualsiasi idea avete, insomma, dovete sempre consultare il vostro medico, quindi io quello che vi dico, ripeto, non lo prendete per... Io sono convinto di quello che dico, però sono mie valutazioni, ecco, vi esterno le mie esperienze, le mie valutazioni. Consultate sempre il vostro medico o anche un cardiologo per qualsiasi iniziativa volete fare, eccetera, eccetera. Ok? Questo mi premetto dirlo. Allora, ho visto proprio ieri ho visto il video di un medico cardiologo, stamattina l'ho visto di un altro, dove parlavano di questi temi qui. Devo dire che sono rimasto un po' perplesso, specialmente riguardo al video di ieri. Costui era un medico che sicuramente ha esaminato tantissimi culturisti, aveva a che fare con i ragazzi, parliamo anche poi del discorso doping, che è stato anche trattato da questi professionisti. E, ecco, a un certo punto, due cose importanti che mi hanno confortato, una cosa importante che mi ha confortato ma che già sapevo, istintivamente e anche per la pratica, è questo, che questo professionista sanitario, ripeto, un medico cardiologo specialista, che ha a che fare spesso ha avuto a che fare con tanti culturisti, ragazzi, professionisti, eccetera, eccetera. Allora, il punto è questo, l'attività con i pesi, generalmente si pensa che possa causare un ispessimento della parete cardiaca del ventricolo sinistro, soprattutto un ispessimento in senso eccentrico, cioè cresce la parte interna della camera cardiaca, quindi si riduce un po' il volume. Si è sempre pensato con la pratica dei pesi, no? Che il cuore diventa più spesso e riduce la cavità interna, mentre la pratica cardiovascolare fa l'opposto, cioè viene allargata la camera del ventricolo e quindi sarebbe più benefica in sostanza. Allora, quello che si è visto è che proprio sulla base di studi che sono stati fatti, io prendo per buono quello che ha detto questo specialista, che è stato anche dei congressi, quindi io prendo atto di quello che dice, ci mancherebbe. Se è vero che per le attività cardiovascolari, specie quelle veramente a certi livelli, e non a fare la corsetta mattutina o... Ecco, se è vero che per l'attività cardiovascolare a certi livelli effettivamente avviene questa modificazione del cuore in senso di ampliamento della cavità cardiaca del ventricolo, quello che è emerso è che nella pratica con i pesi, in atleti natural, tenetevi in mente questa cosa, natural, si è visto che questa cosa dell'ispessimento cardiaco semplicemente non avviene, non si è vista, non avviene.
Questa è una notizia confortante, nel senso che il cuore sicuramente viene allenato, ci sono benefici, ma non c'è questa trasformazione che non era vista benissimo, proprio perché per il fatto che se dovesse aumentare lo spessimento interno della cavità cardiaca, effettivamente si riduce il volume del sangue che possa passare di lì. Ecco, questa cosa, da quello che ha detto, non avviene. Nei culturisti naturali, anche che si allenano da anni con i pesi, questa cosa non avviene. Ora, a me questa cosa conforta, ma indirettamente o direttamente io l'avevo sempre supposta, nel senso che io, come ho già detto, qualche anno fa, ero su 60 anni, su di lì, forse poco meno, comunque non a 30 anni o pochissimi anni fa, di cui feci anche un video. Feci dei test cardiaci approfonditi con tanto di sforzo, cioè prove da sforzo, no? Poi elettrocardiogramma, ecocardiografia, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, da tutti questi esami è risultato un cuore perfettamente normale, cioè non c'erano evidenze di ipertrofia o spessimento, non c'era nulla. E io mi allenavo da 40 anni. Allora, io perché mi sono detto, già allora mi sono detto, ma se io mi alleno da 40 anni in palestra, se il cuore non ha subito modificazioni particolari, vuol dire che problemi non ce ne sono. Questa cosa mi è stata, diciamo, confermata da questo specialista che ha detto che è così. Quindi il messaggio è questo, che chi si allena con i pesi da natura, senza usare steroidi o doping, non deve temere nulla sul suo cuore. Questo è il primo messaggio che mi sento di dirvi, che, ripeto, io l'ho sempre pensato, ma ho avuto anche questa conferma diretta. E questa è una buona notizia. Però attenzione, per quanto riguarda, sto ancora all'allenamento con i pesi in palestra e in cuore, è chiaro che qui però si parla di soggetti sani, nel senso che il problema sono chi ha patologie pregresse. Ecco, chi ha patologie, per questo è sempre importante fare una visita approfondita prima di andare in palestra, perché ci possono essere anomalie cardiache magari che uno nemmeno sa e po che possono essere controindicate con l'allenamento con i pesi. Adesso non entriamo qua nel merito, poi sarà lo specialista a valutare. Però questa cosa è importante. Ma ribadisco il messaggio che un soggetto sano che non ha patologie pregresse, che si allena con i pesi anche per moltissimi anni, decenni, non succede niente al cuore in termini di spessimento di pareti interne, non succede nulla. È un cuore allenato, sano. E tra l'altro, so che anche alcuni studi, già dall'epoca, ma anche recenti, hanno dimostrato che comunque anche l'attività con i pesi, diciamo, non sto parlando però solo di pesi pesanti, strongman, proprio il culturismo, anche col pompaggio, eccetera, eccetera. In una certa misura migliora anche la capacità cardiovascolare proprio del cuore, perché comunque se ci pensate, anche banale, è semplice capirlo, voi fate una serie, il cuore sale un po' di battiti, vi rilassate in attesa della serie successiva, magari camminate, prendete fiato, il cuore lavora, cioè abbassi i battiti, lavora, smaltisce, poi riprende, quindi questo continuo lavoro del cuore su e giù è allenante. Io stesso alla mia età faccio 2 ore di allenamento con infinite serie, quasi senza riposo, le sopporto benissimo. E poi quando nella giornata il cuore battiti bassi, cioè sono tranquillo e rilassato, la pressione è nella norma. Ecco, quindi quello che voglio dire è che l'attività cardiovascolare, cioè l'attività in palestra, fa bene anche al cuore e non succede niente di anomalo. Si sente fino a qui? Oh, ok. Adesso passiamo all'altro discorso. Il problema dell'eccesso di peso muscolare. Perché un medico che ho sentito oggi, invece un altro, ha detto che, no, scusate, l'altro medico, quello di oggi, ha detto questa cosa qua, ma associamo le 2 cose che hanno detto, poi dopo le analizziamo. Quello che ho sentito ieri ha detto che, secondo lui, anche se non ci sono studi che provano direttamente questa cosa, lui ha fatto un ragionamento logico, ha detto, se un cuore deve lavorare di più per irrorare più muscoli, con più capillari, con più eccetera, eccetera, deve lavorare di più, e questo secondo lui è uno svantaggio. Ha detto che addirittura, questa cosa mi lascia veramente perplesso,
È addirittura peggio avere molta massa muscolare, veramente eccedente, rispetto a un'obesità adiposa, perché lui ha detto il cuore, cioè, siccome il grasso non viene, non è vascolarizzato, il cuore non lo deve alimentare, mentre i muscoli sono molto vascolarizzati, quindi paradossalmente l'obeso di grasso, il cuore lavora meno e si sforza meno. L'obeso muscolare lavora di più e questo può essere un indice, scusate, negativo sul lungo termine per la longevità. Ma questa cosa mi lascia abbastanza perplesso, mi lascia abbastanza perplesso. E ripeto che poi ha fatto un ragionamento, ma non è che ci sono studi che confermano questa cosa. Cioè, non ci sono studi che dicono i tizi che hanno molta massa muscolare esuberante, il cuore subirà dei danni perché lavora troppo. Non ci sono. Semmai posso dirvi una cosa opposta. Tutti gli studi che sono stati fatti adesso sulla longevità, la sarcopenia, tutti gli studi sono in aumento, ce ne sono tanti, vanno tutti in una direzione. Addirittura si è visto una correlazione fra la longevità e la massa magra. Si è visto che meno massa magra c'è andando diventando vecchi e più aumenta la mortalità e viceversa, più è alta e cala. Fino adesso tutti gli studi dicono questa cosa qua. Ora il punto è, attenzione. Fino a che punto? Abbiamo capito che avere più massa magra andando avanti con gli anni è cosa benefica, c'è un rapporto proprio diretto fra longevità e massa magra, ok? Ecco, il problema è fino a che punto questa cosa è benefica e laddove può diventare dannosa. E qui mi rifaccio invece al medico che ho sentito stamattina, il quale ha detto che il vero problema è quando. Intanto ha specificato che il problema riguarda più che altro i consumatori di steroidi, di anabolizzanti, perché, dice lui, perché possono costruire una tale massa muscolare in eccesso che diventa veramente antifisiologica, che lui ha detto che nessuno senza l'uso di quei farmaci potrebbe avere, quindi il problema è solamente di chi usa i farmaci anabolizzanti. Per quanto riguarda l'eccesso di massa muscolare, poi su danni al cuore questo è un altro discorso. E lui ha detto che il problema si ravvisa quando questa massa muscolare in eccesso arriva sui 30 kg in più. Ora, il punto è che non si è capito bene, anche nei commenti ho letto che la gente non ha capito bene cosa vuol dire questo 30 kg in più. 30 kg in più rispetto a che cosa? Rispetto all'altezza? Quindi si parla, non so, di un rapporto peso-altezza di 30 kg in più 30 kp, oppure riferimento a 30 kg proprio di muscoli su un corpo, diciamo, di massa magra rispetto al grasso, questa cosa non è chiara. Io però voglio dire la mia in questo senso. Allora, siccome io dall'età di circa 30 anni ero già praticamente, perché facevo massa all'epoca, anche se ero già sui 100 kg, ho toccato anche i 112, anche se non ero così magro ovviamente. Questo è venuto dopo con tutto il discorso, teoria dei conti in banca, eccetera, eccetera. Praticamente io, mettiamola così, dai 30 anni fino ai 60, giù di lì per 30 anni ho avuto un peso corporeo costantemente sui 100 kg. Ok? E questo peso in gran parte era dato perché io non sono mai stato, cioè, molto grasso o obeso. Questo peso corporeo in eccesso è dato dalla grande massa muscolare che ho costruito. Quindi c'era questo eccesso di peso e di massa muscolare. Diciamo intorno al più 20 hp o giù di lì, essendo io 1,78 più 20 più 22. Ecco, questa cosa è andata avanti per 30 anni. Quindi per 30 anni, in teoria, secondo la teoria di questo così ragionamento del medico, quello di ieri, lui ha detto il cuore ha dovuto lavorare di più perché c'era questa massa magra in più che andava continuamente alimentata. E quindi in teoria si dovrebbe essere sforzato di più, mentre paradossalmente uno che a 30 anni era obeso ed è arrivato a 60 anni ancora obeso con 100 kg di peso, mettiamo uno della mia altezza che era obeso a 30 anni, pesava 100 kg, perché se uno è alto come me pesa 100 kg, è obeso. E quindi un obeso che da 30 anni a 60 ha mantenuto questa obesità di 100 kg, in teoria il suo cuore sarebbe in condizioni migliori del mio, perché? Perché il suo cuore non doveva pompare anche il grasso, pompava pochi muscoli, quindi si sforzava meno. Il mio invece per 30 anni, avendo più muscolatura, ha lavorato di più e quindi questa cosa era deleteria. Allora,
faccio sempre dei miei ragionamenti. Io la prova dei fatti, quando ho fatto tutti quegli esami, dopo 30 anni di obesità muscolare, mettiamola così, il cuore era in condizioni perfette, come tutti gli altri parametri, anche il test da sforzo l'ho superato molto facilmente, ero sulla cicletta, non è che col mio peso posso correre, cioè posso correre sì, ma ovviamente che se uno è molto pesante è svantaggiato nel correre, cioè si fatica molto di più, anche nonostante questo potrei anche correre, ma con la cicletta veramente è lì dove si vede proprio. E lì l'ho superata molto facilmente, veramente con un cuore molto molto allenato, e ripeto, tutti i parametri regolari, elettrocardiogramma, ecocardiogramma, tutti i parametri anche ematici, quindi pressione. Allora, come si spiega che se il mio cuore ha dovuto lavorare molto di più per un eccesso di massa magra, stava benissimo, mentre invece io dubito, attenzione, io dubito che un obeso a 30 anni, quando arriva a 60, il suo cuore sia in condizioni ottimali. Dubito di questa cosa. Non so voi che cosa ne dite, cioè voi prendete un tizio che ha 30 anni obeso, no? Che già è una condizione, ecco, lo rivedete 30 anni dopo, sempre obeso, e lui vi dice: "Oh, sai, io ho fatto tutti gli esami, tutto a posto, il cuore è sanissimo, ho fatto test da sforzo". È possibile, voglio dire, mi sembra poco probabile. In genere le persone obese già quando arrivano oltre gli 80 cominciano ad avere tante patologie, tante problematiche, anche cardiache. Quindi capite perché questa cosa mi lascia molto perplesso. E al momento non so cosa dirvi, io non la penso così. Credo che una massa muscolare esuberante, anche andando avanti con gli anni, secondo me è un patrimonio utile per la salute e la longevità. E credo anche che il cuore comunque, cioè sì, diciamo che lavora di più, ma poi lavora di più in che senso? Perché se io a riposo ho 58, 55 battiti, 60, mettiamo che sono battiti normali, lenti. La pressione va bene, i valori ematici vanno bene. Cosa vuol dire che qua lavora di più? Non lo so. Per me, il cuore invece è una condizione ottimale, sta lavorando benissimo. Non so che cosa si intende. Mentre invece, ripeto, le persone sovrappeso e obese in genere hanno pressione alta, hanno valori ematici sballati. Il cuore spesso è sotto sforzo, fa fatica, spesso vanno in scompenso cardiaco. Cioè, vedo una situazione opposta. Quindi, secondo me, il fatto di costruire più muscoli possibile andando avanti con l'età, per me è una cosa altamente raccomandabile. Ora, attenzione, voglio dirvi un'altra cosa, però. Attenzione. Qui parlo del medico che ho sentito oggi, perché ho visto due interviste, ogni tanto vado di qua e di là. Quello di oggi diceva, perché, l'ho detto prima, perché un natura senza l'uso di bombe non è che può raggiungere certi eccessi muscolari. È vero, ma nel mio caso devo dire che l'eccesso muscolare c'è, anche senza dopi, TRT, quello che vi pare. Per cui io credo di essere veramente in una condizione unica. Non riesco a trovare nessun altro che abbia la mia condizione, quantomeno anche alla mia età. Poi potrebbe esserci qualche fenomeno genetico che ormai siamo abituati, con i fenomeni genetici, che possa avere massa muscolare esuberante, più o meno ai miei livelli, però forse parliamo di soggetti che hanno anche 30 anni di meno. Non so se avendo 30-35 anni di più riusciamo a mantenere questa cosa. Io tuttora ce l'ho e credo di essere un caso unico al mondo. Questa cosa sarà benefica per la longevità. Non vi posso dire con certezza che sarà così, anche perché non si è mai visto uno che, una situazione mia del genere, che sta andando avanti con l'età. Io, per quello che posso dirvi, è che fino adesso va tutto bene, e non è che sia un ragazzino, perché adesso io a dicembre farò 64 anni. La situazione è questa che vi ho detto, il fisico è questo che vedete, non lo so. Io cerco di essere ottimista, dico se fino adesso va tutto bene. I medici stessi, questo ho detto altre volte, c'è una frase ricorrente, no? Che è fantastica, perché sembra che, cioè, non è che si sono messi d'accordo fra loro, però la dicono in modo proprio spontaneo, che è incredibile come sia uguale. Ogni volta che così faccio queste cose, questi controlli, queste cose. Anche quando ho fatto la MOC per la densità ossea, eccetera, eccetera, che insomma la densità ossea era migliore rispetto a quella dei giovani, insomma, tutte queste cose qua,
Alla fine di tutto mi dicono: lei, signor Master, ovviamente non mi chiamano Master, mi dico: lei, signor Master, continui così. Continui così. Avete capito? Non è che mi hanno detto: no, stia attento perché qui non si sa mai che. Cioè, vedendo la situazione, hanno detto: continui così, cioè, non è che posso dire altro. E io continuo così, ragazzi, io continuo così. Chi vuole, chi diciamo, ripeto, dopo aver sentito il vostro medico e fate voi, ma chi vuole seguire il mio stile di vita, le mie esperienze, io sono a disposizione per dirvi le mie esperienze e quindi di venire con Master. Questo lo dico, generalmente lo dico agli over 80, over 50, eccetera, eccetera, ovviamente. Però guardate che anche i ragazzi più giovani o anche i trentenni, queste cose qua, le cose che io metto in pratica, sono comunque, a parte che io insegno anche proprio come diventare grossi naturalmente, naturalmente, senza bombe, ma sono utili anche per loro. Concludo dicendo questo, che ecco, poi quello che è stato evidenziato poi da questi medici ambedue, è che il vero problema delle morti fra i bodybuilder, delle morti cardiache, un'altra cosa impressionante che ho saputo è questa, in base alle statistiche, proprio che parliamo con questi professionisti, in base alle statistiche, il bodybuilding è lo sport dove fra i 30 e i 40 anni c'è il più alto tasso di morti cardiache. Riflettete su questa cosa. E ambedue hanno detto: il problema è con l'uso degli steroidi anabolizzanti, perché il peso corporeo diventa veramente esagerato. Qui si parla di gente che è alto 1,80, pesa 120-130 kg, non so se mi spiego. È chiaro, ma soprattutto sono quei farmaci lì che agiscono anche sul cuore in modo veramente tossico, cardiotossico. E quindi trovandosi con questi corpi enormi, poi tra l'altro i farmaci fanno anche trattenere, quei farmaci fa trattenere più liquidi, più sale, cioè la pressione comunque tende a salire, il cuore tende a ingrossarsi per l'effetto cardiotossico. È chiaro che a certo punto molti resistono, molti ce l'hanno anche fatta, non è che muoiono tutti, ci mancherebbe. Ma veramente sono a forte rischio. Forte rischio, ma il problema è il fatto del doping. Quindi quando qui vedete qualcuno, qualche sapientone che vi dice: no, ma se vi controllate state tranquilli, io mi dopo, dico anche cosa prendo, prendo questo, questo, quello. Quando vedete questa gente qua, vi dice cose ingiustificabili, cose fuori dal mondo, che non dovrebbero nemmeno esistere. Avete capito? Purtroppo viene permesso qua a YouTube, viene permesso, ma è una cosa totalmente ingiustificabile. Cioè questa gente qua che usa le bombe, o per ammissione o perché è del tutto evidente, non dovrebbero nemmeno stare qua a parlare a nessuno. Per come la vedo io, non dovrebbero stare nemmeno qui a parlare. Punto. Perché non sono legittimati a parlare. Gente che fa uso di doping non può stare qua a parlare alla gente. Oltretutto anche illegale. Primo. Quindi, come se uno ammette che vive nell'illegalità, poi dice: no, ma io vivo nell'illegalità, sono qui per parlare con voi. In più vi dice cose altamente insalubri, altamente sbagliate, perché il fatto stesso di usare il doping è proprio una cosa assurda e nessuno dovrebbe stare qua a parlare ai ragazzi essendo lui stesso assuntore di doping. Ex assuntori magari potrebbero farlo, però se fanno anche una biura dovrebbero abiurare. Detto: se io facevo, ho sbagliato, ho smesso e sono qui per insegnarvi a non farlo. Non per insegnarvi come farlo. Qui potrebbe essere una. Ma invece però si vede spesso che anche oddio, poi ex qui ce ne sono pochi perché sono tutti TRT permanenti, sovrafisiologici, comunque, che vi dicono: sì, usavo, però insomma non c'è problema, usate anche voi, state. Ragazzi, questa è la situazione. Ecco perché la community è messa male. Primo perché ci sono questi personaggi che sono inqualificabili, che nemmeno dovrebbero stare qua a parlarvi, anche se purtroppo poi la gente gli dà seguito: oh, bravo, complimenti. Ecco. E poi c'è la questione dei teatranti, che abbiamo visto cosa sta succedendo. Io sono qua per dirvi le cose come stanno e porto sempre il mio esempio, per questo che credo di essere credibile. Poi valutate voi chi sono i credibili e non credibili. Grazie a tutti, al top.